perché no, Nina cara? Perché sei un mostro. Beh, dopo quello che hai fatto anche tu. L'ho già detto che siamo morte. Ho un conto in sospeso con loro. Così ti voglio, tesoro. Io mi occupo del pranzo. Dire che sei pessima come amica, davvero pessima. Nina, io sono stata sempre tua amica, credimi. Come ho già detto, sei pessima come amica. Tua sorella è viva. No, lo so che mia sorella è viva. Ecco perché voglio trovarla. Per chiederle se mi aiuta ad uccidervi. Perché vuoi far del male a tutti quanti? Chi ha parlato di far del male a tutti? Voglio solo uccidere te e quell'altra tua stupida amica. Mi avete trattato male per così tanto tempo. Ma adesso mi sento rinata. Ora sono davvero io. E credo che ti ucciderò. No. Per favore. No. Ogni volta la stessa lagna. Tu sei la sorella di Nina. Corri, va via, avverti la tua amica. Sì. Oh, Lucy. Ma come sei cresciuta, sorellina. Direi che adesso sei tu quasi la sorella maggiore. Non è vero, sono sempre io la sorella maggiore. Cosa ci fai qui e perché hai salvato una mia acerrima nemica? Perché tu sei fuori di testa. Sei completamente fuori di testa. Wow, 6 mesi passati e già ti vedo così grande. Fantastico. Chi è questa? Tu non ti impicciare. Io mi impiccio e come? Ti ha fatta del male. Jeff the Killer. Mi hanno parlato molto di te. Soprattutto mia sorella. Mi ricordo che tornava a casa pensando a te. E tu l'hai ripagata trasformandola in un mostro che non è. Lei è un mostro, siamo tutti mostri in fondo. Finalmente abbiamo cibo gratis e io ho uno splendido sorriso e voglio uccidere tutti quanti quelli che mi hanno rovinato la vita. No, voi uccidete per divertimento. È diverso dall'uccidere per vendetta. Io uccido solo per vendetta, non dare ascolto a questo scemo. Ehi, ti ricordo che stiamo ancora insieme. No, non stiamo affatto. Finché sei la mia ragazza, staremo sempre insieme.
E dovrai fare quello che ti dico io, perché io ti ho portato verso questa strada. Tu non mi comandi, pezzente. Pezzente a me? Pezzente a me? Io posso sempre ucciderti quando voglio. Quando voglio e quando mi piace. Anch'io posso farlo, lo sai? Ma sì, vogliamo verificare. Senti, ascolta, alzati, devi andare via. Mi ha ucciso. Mi ha ucciso. Shh, shh, shh. Per favore, alzati e vattene. Non fa male, fa male. L'ospedale è qui vicino, vai. Ehi, Lucy, chi ti ha dato il permesso di far andare via dalla festa la mia amica? Già. Sta zitto. Perché sei così fredda e crudele verso di me? Perché non ho ancora finito con te. Prima uccido Lucy e poi uccido te. Facciamo una cosa, io uccido te e lascio che la tua sorellina guardi come sia bello veder morire il proprio fratello o la propria sorella. Ne so qualcosa, è la tradizione, mia cara. Quindi preparati a morire, così li incontrerai mio fratello. No! E ora vai con Dio. Mostro! Non toccare mia sorella. Un mostro. Mai far fare a una sorellina più piccola il lavoro della sorella maggiore. Perché? Perché? Dovevo veder morire sotto i miei occhi un parente, come ha fatto lui. È la tradizione. Lui. Oh sì, lui ha tante cose. Ma io sono più cose. Sono più intelligente. Sono migliore. Ehi, non ho ancora finito il mio pasto. Posso sempre mangiare te. Simpatico. Un parente in meno di cui preoccuparsi. In fondo non avevo neanche bisogno di mia madre e mio padre. Ora diciamo che siamo pari. Pari, sì. Credevo di averti uccisa. Credevo di averti uccisa. Beh, sai, no? Sono come Michael Myers. Non posso morire. E credo neanche tu. Hai fatto centro, tesoro. Ma ora la polizia. Come facciamo per la polizia? La polizia non ci ha trovato 6 mesi fa, non ci troverà mai. Sì, ma ti odio ancora, ricordatelo che ti odio. Ti odio anch'io, moltissimo, ma ti amo ancora di più, quindi scappiamo. Cosa? Andiamo via. Questa città mi ha stufato, voglio andare a uccidere qualcun altro. Io resto qui, tu fa pure dove vuoi. Tanto mi verrai a trovare, no? Certamente. Buone uccisioni, amore.